Buongiorno, allora oggi l'ago del Segrino e anche oggi il mio pranzo se ne va. No, è senza becco questa. Ciccia, sei senza becco. Come faccio a dartelo? Ma porca miseria, non riesci a mangiarla. Ma... Allora, dicevamo, l'ago del Segrino, oggi vado su al rifugio Sev, mai stato, ai piedi dei corni di Canzo. Quindi un po' di asfalto, qualche sentiero, poi scendere anche lì un sentiero, poi un po' d'asfalto, poi tornerò qui sul lago del Segrino dall'altra parte, me lo costeggio tutto e torno al parcheggio. Ok, fatto il paesino e adesso comincia il sentiero, il primo sentiero. Sentiero naturalistico dello Sparca Sassi. Ok, diciamo che sto sentiero era meglio da fare in discesa. Sono certi punti che sono un po' troppo estremi da fare in sella. Ok, finiti i sentieri, paesini, ponti, ponticelle, eccetera. Adesso incomincio a salire sulla parete ed è una gran bella parete. Ciao! Ciao! Allora! Colone! Ok, appena passata l'Alpe Oneda, sono a circa metà, quasi, ed è veramente un muro. Sto facendo in STD e altri pezzi height, perché veramente paretoni da paura. Ok, rifugio esterno arrivati, mamma mia, la salita è stata qualcosa di veramente massacrante. Ora vado alla cappelletta che c'è lì degli alpini e dopo vado sul prato lì, tutto il punto panoramico sul lago, mamma mia, bello, un bel posto, però veramente la salita sarà difficile che me la scordi una salita del genere. Hey!
Ok, rifugio Save fatto. Per arrivare qui al Save da Segrino sono circa 800 metri di dislivello e 16 km, una cosa del genere. Per me il dislivello non è tanto, ma la salita è veramente tosta. Dai, manca poco! Manca poco! Manca poco, sì! Ok, discesa finita, pensavo che il sentiero non fosse asfaltato e invece l'ultimo pezzo è tutto asfaltato, qualche pezzettino all'inizio era carino, peccato. Ora faccio ancora un paio di sentierini, mi ricongiungo sulla ciclopedonale fino a tornare a Segrino. Ok, sono tornato qui a Segrino, quindi sono circa 900 metri di dislivello per una trentina di chilometri. Allora il giro sarebbe facile se non ci fosse quelle pareti assurde per arrivare a Save. Cioè, veramente sono delle pareti, avete visto che anche qualcuno si spingeva le bike, quindi vuol dire che sono delle belle pareti. Il resto è semplice, il sentiero che ho fatto a scendere è semplice, tranquillo. L'unica cosa che non mi è proprio piaciuta è il fatto che alla fine il sentiero era asfaltato, pensavo fosse invece tutto bello sterrato, invece niente. Quindi il video finisce qui, se vi è piaciuto il video mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Segrino.